Siamo in piazza oggi a Roma per protestare contro questo attacco alla democrazia rappresentato dalla scelta sciagurata di questo governo e del Partito Democratico di imporre il voto di fiducia sulla legge elettorale. Una procedura chiaramente anticostituzionale, in quanto la Costituzione prevede all'articolo 72 che la legge elettorale, come le leggi costituzionali, debba essere approvata con procedure normali. Può sembrare una questione complicata, ma non lo è. Quando si vota sulle regole non può essere conculcata la libertà del parlamentare di votare anche in maniera differente dal capo che farà 6 mesi dopo le liste. Imporre il vincolo di governo e di maggioranza sulla legge elettorale nella forma della fiducia è un atto di violenza contro il Parlamento. Infatti nella storia italiana è accaduta pochissime volte e sempre in occasioni infelici, sciagurate nella nostra storia. La prima, l'approvazione della legge Acerbo, la legge con cui Mussolini si garantì la maggioranza a cui seguì poi 20 anni di fascismo. La legge truffa nel 1953, che fu sconfitta dalla grande opposizione del Partito Comunista, della Sinistra e dei Democratici. E poi quella schifezza dell'Icalicum che è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. È tristissimo che il Presidente della Repubblica Mattarella non dica niente, che la Presidente della Camera Boldrini, a cui ricordiamo il detto errare umano, perseverare è diabolico, è gravissimo che la Boldrini per la seconda volta autorizzi il voto di fiducia, l'aveva già fatto sull'Italia. Ma poi il voto di fiducia per approvare cosa? La terza legge incostituzionale, perché tale era il Porcellum, tale era l'Italicum, adesso un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, prima di andarsene a pochi mesi dal voto, approva sempre sotto diktat del governo la terza legge incostituzionale. C'è di che protestare, perché ricordiamo, questi sono gli stessi signori che volevano affondare la Costituzione con quella riforma che abbiamo bloccato nel referendum. Quindi oggi Rifondazione Comunista in piazza con tutte le forze che si battono in questo caso per un corretto iter di approvazione della legge elettorale, cioè delle regole per la democrazia di tutti. Avremo invece una legge che riprodurrà un Parlamento di nominati a servizio dei loro capi, cioè quello di cui